Ciao a tutti ragazzi, buon venerdì. Oh, mi siete proprio mancati. Ieri mi sono preso una giornata di relax, avevo un buono terme che mi aveva regalato 2 anni fa a Natale, scadeva oggi, quindi mi sono preso la giornata di giovedì di riposo, quest'anno non sono ancora andato in ferie, quindi ho deciso che di tanto in tanto qualche giornatina spot me la vado a prendere e quindi non c'è stato il video ieri, ma non c'era nemmeno troppo di cui parlare, a dire la verità. Non c'è troppo di cui parlare nemmeno oggi, però accumuliamo le chiacchiere di 2 giorni e soprattutto le emozioni e le sensazioni di questo ritorno in campo e cerchiamo di ragionare insieme perché qualche cosina da dire ce l'ho, voglio cercare di mettere tutto nel calderone e fare una chiacchiera tranquilla, come siamo abituati. Infatti, oggi un po' è l'ultimo giorno, no? Che ci ritroviamo a commentare la Juve senza vedere la Juve, tra virgolette, perché domani ricomincia il prepartita, la conferenza stampa, il giorno dopo si gioca finalmente, torniamo a vedere l'evento sul campo, non so se dire finalmente oppure no, però insomma io comunque nonostante tutto ho una discreta voglia, mi manca la Juventus, mi manca il calcio giocato, poi tra una partita e l'altra ci sarà il post partita, l'analisi già, l'analisi prepartita di quell'altra, perché poi mercoledì già si gioca col Maccabi e poi c'è già il post partita e poi si gioca col Milan, quindi capite che siamo già immersi. Queste 2 settimane mi hanno dato un po' la sensazione di quello che sarà il mondiale, anche se non sono stato particolarmente attratto dalle partite delle nazionali che sono state disputate in queste settimane, però per il mondiale sicuramente sarà differente perché lì poi si gioca la Coppa del Mondo, quindi c'è poco da dire, qualsiasi amante del calcio il mondiale lo vorrà vedere a tutti i costi, nonostante purtroppo l'assenza dell'Italia, però come vi ho già detto tante volte, per me c'è la Juve e poi c'è la nazionale sotto, e poi addirittura se non c'è nemmeno la nazionale, ovviamente, si vanno a seguire i calciatori della Juventus, perché comunque non hanno fatto male, no? Bremer ha fatto l'esordio col Brasile, Vlahovic ha segnato su assist di Kostic, poi chissà quante altre cose che mi sono perso, comunque Bonucci ha giocato 2 partite su 2 con l'Italia, vabbè, insomma, diciamo che per quanto riguarda i giocatori della Juventus, beh, hanno vissuto, hanno respirato un'aria diversa in questi giorni, in queste settimane rispetto all'aria pesante che c'era a Torino. Aria pesante che posso tradurvi anche banalmente leggendo i commenti legati all'iniziativa della Juventus per la partita domani col Bologna, cioè un DJ set di Salmo nel pre-partita, da quanto ho capito durante l'intervallo. Però ho visto che tante persone l'hanno presa male questa cosa. Io capisco che il momento della squadra non sia di alto livello, però trovo interessante da parte della Juventus cercare di offrire qualcosa in più all'interno del costo del biglietto che abbiamo già detto tante volte essere molto elevato. Poi è ovvio che il tifoso juventino non si reca all'Allianz Stadium domenica sera per ascoltare Salmo, non gliene frega niente. Però se durante la partita, nel contesto generale dell'esperienza, c'è pure questa cosa, secondo me non è negativo, anzi è una cosa molto bella, è una cosa positiva. Solo che manca il piatto principale, c'è soltanto il contorno, no? Lo scriveva Lello, mi pare, adesso mi viene in mente su Twitter. Quindi sì, manca la ciccia, e la ciccia te la deve dare la Juventus. Allora Juventus, dacci questa ciccia perché abbiamo la volontà. Lasciamo da parte anche queste settimane di chiacchiere, perché abbiamo fatto tantissime chiacchiere, io mi metto prima lista, lato allenatore e anche lato mercato, perché comunque poi sono venuti fuori i nomi di Grimaldo e vabbè, normale che durante la pausa nazionale, quando non c'è il calcio giocato, poi le testate vomitino, usiamo il termine giusto, vomitino fuori tantissimi nomi di tantissimi giocatori che magari non hanno nemmeno reale interesse lato Juventus. E ieri ha parlato Conte e ha detto che è irrispettoso parlare di lui alla Juventus in primis per l'allenatore della Juventus, quindi Massimiliano Allegri. E in seconda battuta anche per lui, perché si trova bene al Tottenham, con la proprietà del Tottenham, insieme a Paratici, hanno appena iniziato questo percorso e non ha intenzione di cambiare, semplicemente. E ricordiamoci che Conte ha il contratto in scadenza, però, a giugno 2023. In questo momento il rinnovo non c'è ancora, e quindi da qui nasce la chiacchiera, la volontà di utilizzare il nome di Conte come potenziale nome per il dopo Allegri. Però noi questa cosa adesso la dobbiamo lasciare da parte. E ve lo dice uno che tante volte in queste settimane si è seduto qui a ripetervi a pappagallo quello che secondo me è stato il motivo principale della mia volontà di vedere Massimiliano Allegri allontanato dalla panchina della Juventus, e cioè la rottura del rapporto tra squadra e allenatore. Vorrei lasciare da parte per un secondo la rottura a
livello dirigenziale, societario, perché di quello abbiamo parlato anche recentemente, le dimissioni di Nedved che poi non ci sono state, il rapporto con Andrea Agnelli, il rapporto con Arriva Bene, tutti questi discorsi economici, li voglio lasciare da parte, voglio fermarmi un attimino sul campo perché domani sera si torna in campo, è questa la cosa che no, domenica sera si torna in campo, questa è la cosa che mi interessa maggiormente. E quindi cercare di ragionare e di capire qual è il rapporto interpersonale che ora ci sarà tra i calciatori, perché oggi leggevo che Gazzetta parlava di patto, scudetto, Allegri, Bonucci. Per quanto mi riguarda, parlare oggi di patto, scudetto non sa di niente, cioè intendiamoci, magari ben venga, sarei il primo, anzi qui lo dico e non lo nego, ti sfido Massimiliano Allegri, sono qui a chiederti in ginocchio di accettare la mia sfida. Ieri sera ha parlato Ambra, chi se ne frega, lasciamole a parte queste cose qui. La mia sfida è questa: dimostrami che sei ancora in grado di poter dare qualcosa di importante a questa Juventus, dimostramelo. E devi dimostrarlo in primis a te stesso, quindi questa è una sfida. Ci credo poco, proprio perché è quello che dicevo, secondo me il rapporto è definitivamente compromesso. E qui probabilmente entra in gioco anche qualcosa di cui ho discusso l'altro giorno, no? Su Numero di Es, magari vi lascio il link per scaricare l'applicazione qui sotto, in descrizione. Applicazione con la quale sto lavorando e collaborando, no? Infatti l'altro giorno ho pubblicato un video all'interno di Numero di Es in cui elencavo i 5 calciatori più uno, che era proprio Massimiliano Allegri, perché il focus sull'allenatore va fatto, 5 giocatori che mi hanno deluso maggiormente all'interno della Juventus in questa prima parte di stagione. Perché io ho parlato di Allegri, e tante volte, e l'abbiamo fatto tutti, ed è normale che quando le cose non vanno bene, l'allenatore diventi, no, il capo espiatorio, utilizziamo questa parola che mi piace tanto, capo espiatorio. Però i calciatori non è che possono essere esenti, cioè ci sono le colpe della società, ci sono le colpe dell'allenatore e ci sono le colpe dei giocatori. Perché quando si vince tutti e tre insieme, col famoso triangolo di cui vi parlavo, non vi faccio la figura del triangolo perché sennò nei commenti, mannaggia voi pervertiti che non siete altro. Però si vince tutti insieme, si perde tutti insieme. È proprio questo il punto, secondo me, dal quale ripartire. Ricreare quell'amalgama. Perché in questi giorni io mi ero messo nell'idea, nella testa, potesse cambiare la guida tecnica, potesse arrivare un tecnico, un allenatore, in grado di ricucire i rapporti che erano andati distrutti all'interno dello spogliatoio. Senza questo primo passo non si arriverà mai a vincere una partita. Non si potrà parlare di bel gioco, di cattivo gioco, di risultati, no. Non si potrà parlare di questa roba. Si potrà parlare soltanto di un gruppo di persone non amalgamate tra di loro, che non hanno piacere a stare tra di loro, che non hanno piacere a seguire le indicazioni di chi sta sopra di loro. Penso che bene o male nella vita sia capitato a tutti, no, di lavorare magari sotto un responsabile, sotto un dirigente, sotto un proprietario di un'azienda, di qualcosa, che però magari non ci piaceva, no? A me è capitato nella mia prima esperienza lavorativa, dove ero stato assunto per fare una cosa, poi addirittura mi facevano portare in giro il caffè, una roba un po' particolare. E quando avevo parlato con il mio capo mi aveva dato le risposte anche un po', sì, un signore di una certa età, che epoca diversa dalla mia, io ne ho laureato in informatica, quindi non capiva probabilmente il mio mondo, io non capivo il suo, non c'era il punto d'incontro, era impossibile andare avanti perché non c'era rapporto tra di noi. A me è capitato, probabilmente è capitato anche a voi, e quando succedono queste cose qui c'è una soluzione sola: cambiare aria. Io voglio capire che cosa pensano in questo momento i calciatori, e non credo che la partita col Bologna ci possa dar tanto, perché vi dico la verità, io la partita col Bologna di domenica sera la vedo molto come la partita col Sassuolo del 15 d'agosto, di Ferragosto. Poi molto probabilmente starò dicendo una puttanata, però dato che anche l'altro giorno col Monza mi immaginavo una partita strana, bizzarra, dato che c'erano due allenatori che erano uno Landucci che non è che il vice, l'altro Palladino che era appena subentrato, mi immaginavo una partita folle un po' sulla falsa riga di Juventus-Napoli 4-3 con Martuscello, Roma-Juventus 3-4 sempre con Landucci, partita maledetta e benedetta, quella lì per maledetta per Federico Chiesa, benedetta invece per la vittoria che ci ha fatto andare in Champions l'anno scorso, che è questa Champions qui,
che dovremmo difendere con l'unghie e con i denti alla ricerca del miracolo sportivo, però probabilmente quindi mi sbaglierò, però è quella partita in cui si ricomincia e quindi magari one shot, uno spot disponibile, ce l'hai ancora una cartuccia da sparare di voglia, di ritrovata voglia di stare in mancanza di Juventus, queste cose qui, finalmente davanti al pubblico, cioè il calcio vive anche, no, di questi momenti qua, ci sono le squadre che vivono, sono molto umorali, ecco la Juventus è molto umorale, questa Juventus è molto umorale, quindi domani sera, dai pure domani sera, cioè, ho così voglia che anticipo sempre, domenica sera mi immagino anche magari una Juventus che possa provare a portare a casa il risultato, che riuscirà a portare a casa il risultato, e non sarà facile, e dire che non sarà facile in casa propria contro il Bologna sicuramente è qualcosa di non bello. Bologna che ha già cambiato allenatore, però Bologna che dall'altra parte comunque ha in rosa il capocannoniere della Serie A, quindi significa che bisogna stare attenti, perché il Bologna è una squadra che segna tanto, perché Arnautovic è un calciatore pericoloso e quindi bisogna stare attenti. Però posso anche pensare che, vi dirò, magari anche col Maccabi, perché ti rendi veramente conto di essere con un piede nel burrone, con soltanto il tallone fisso al suolo, allora devi fare il colpo all'indietro perché sennò cadi in avanti. Quindi le prossime due partite forse, e dico forse, me le aspetto anche con una reazione, ma proprio di nervi, un conato di Juventus alla ricerca di risultato, ma non un conato nel senso di schifo, conato nel senso di forza che non puoi controllare, proprio una reazione di nervi, di istinto puro. Però poi sul lungo questa cosa non può bastare, non può bastare, e quindi queste prime due partite devono ricreare la voglia di stare insieme, la voglia di soffrire per il compagno. Quando sei in campo e vedi che il tuo compagno c'ha la lingua per terra e te sei lì però la lingua per terra ancora non ce l'hai, fai la corsa anche per aiutare lui. Io queste cose non le vedo, e scusate se mi ricollego ancora una volta alla figura di Di Maria, ma spoiler per il video di numero 10, se non l'avete ancora visto, è il giocatore che fino adesso mi ha deluso di più, che mi ha deluso di più. E quanto cambia il mondo da Juventus a solo 3-0 con l'esordio di Maria a l'antivigilia di Juventus Bologna a un mese e mezzo di distanza, perché alla fine di quella prima partita dicevo wow, voglio comprare la maglia di Maria, non vedo l'ora di comprare la maglia di Maria. Quest'anno non l'ho ancora comprata la maglia, la prima maglia, quella bianconera, l'ho presa l'anno scorso, quella di Chiellini, però è simile a quella di quest'anno, c'è la coccarda commemorativa Chiellini 3. Quest'anno ho preso soltanto la seconda di Pogba e mi ha fatto male. Devo dire la verità, mi ha fatto male Pogba, mi ha fatto molto male, con delle sue scelte, un po', mi ha fatto molto male. Sono rimasto scottato da questa cosa e non me la sento in questo momento di prendere la maglia di Maria, proprio perché mi sta deludendo tantissimo. Io da questi calciatori qua, da questi status di un certo tipo, calciatori che arrivano alla Juventus, i due fiori all'occhiello della campagna acquisti... Il problema fisico ci sta, intendiamoci, non è perché Pogba si è fatto male al ginocchio che mi ha deluso, ma è tutta la decisione che c'è stata dietro, che mi ha lasciato un po' lì, da dire, boh, ma te ne sta fregando la Juventus? Oppure no? Non è tanto Di Maria che si fa male, lì c'è stata probabilmente una cattiva gestione dello staff atletico, l'abbiamo già detto tante volte, ma è il Di Maria che poi non mi va sotto la curva a prendere i fischi, il Di Maria che a Monza si fa buttare fuori invece che aiutare i compagni. Questi sono giocatori che dovrebbero prendere per mano la Juventus e trascinarla. E quindi quando Allegri mi parla di però sai, io c'ho fuori questi in questo momento non sono con la testa dentro la Juve, cioè c'è da sottolinearla questa cosa. In questo momento Pogba e Di Maria non sono disposti a morire per la Juventus. Sono invece convinto che lo sia Federico Chiesa, ma perché è una pasta differente, è una fame differente, magari quella fame che gli stessi Pogba e Di Maria una volta avevano, perché non avevano mai vinto niente, avevano tutto da dimostrare. Federico Chiesa ha vinto un europeo, ma con la Juventus ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa, per lui è ancora troppo poco, c'ho ancora negli occhi quella scena in All or Nothing quando gli chiedono come si fa a vincere uno scudetto e lui ti dice io lo scudetto non l'ho mai vinto, cioè mi piacerebbe potertelo dire, non vedo l'ora di dirtelo un giorno quando vincerò lo scudetto, ma io oggi lo scudetto non l'ho mai vinto. E quella cazzo è la fame, quella è la voglia. E allora sono qui a dirmi perché due star a livello mondiale come Pogba e Di Maria dovrebbero prendere per mano la Juve oggi, perché oggi loro non la vogliono prendere in mano la Juventus.
È per questo che sono deluso da queste persone, sotto il profilo atletico, sotto il profilo fisico, ma queste sono cose secondarie, ma sotto il punto di vista della responsabilità. Quindi non sono completamente d'accordo quando Allegri mi dice che però quando torneranno? Oggi come oggi potresti pure avere a disposizione, ma l'attaccamento non è quello. E quando quest'estate probabilmente tante persone dicevano no, non li prenderei per il mondiale, avevano ragione. Io banalmente, nella mia ignoranza e col senno di poi ad oggi, lo dico tranquillamente, ho sbagliato, però pensavo, sì vabbè, però tutti i calciatori ci vanno al mondiale. Però poi vedi, capitano i problemini, allora Pogba ti dice no, allora delle due preferisco perdere una parte di stagione della Juve piuttosto che il mondiale e vado da tanti, tanti specialisti finché non trovo quello che mi dà ragione, che dice quello che voglio sentirmi dire, allora uso lui, sfrutto lui e ignoro quegli altri. A Pogba starebbe bene, lo dico proprio tranquillamente, a Pogba starebbe bene di saltare il mondiale, perché non ci si comporta così. E Di Maria in questo momento Di Maria, che è stato più presente di Pogba, non mi è sembrato minimamente volenteroso di prendere la Juventus per mano e accompagnarla. Cioè la figura che mi immagino io di questa Juventus in questo momento è una Juve che non ha vinto tanto, cioè i calciatori, no? I Locatelli, i Vlahovic, i Chiesa, che sono un po' i Bremer, che sono un po' gli investimenti fatti dalla società negli ultimi anni per cercare di riportare la Juventus dove le compete. Me l'immagino come un bambino, no? Un bambino che deve andare a scuola, ma deve attraversare la strada per andare a scuola. Ed è pericoloso attraversare la strada se sei piccolo, indifeso. E allora di fianco a te ci sono i Bonucci, i Di Maria, i Pogba, i Cuadrado, giocatori che hanno vinto nella loro carriera, magari alcuni hanno vinto anche fuori dalla Juventus o non solo la Juventus, però sono gli esperti, sono la mamma e il papà, sono i nonni che devono aiutare questi bambini a attraversare la strada e arrivare illesi dall'altra parte per andare a scuola, dove devono andare, perché i bambini devono andare a scuola e perché la Juventus deve vincere i trofei. E quindi mi manca in questo momento vedere quella figura che prende per mano la squadra, soprattutto nei momenti difficili, in quelli pericolosi come attraversare la strada molto trafficata. E questi giocatori non lo stanno facendo oggi. Non lo stanno facendo. Davvero, dei quattro che ho citato, probabilmente l'unico è Bonucci. È Bonucci l'unico che sta dando qualcosa di questo tipo. E se devo parlare per simpatia e antipatia, probabilmente Bonucci, per quanto mi riguarda, lo metto all'ultimo posto di questi quattro. Perché quel passaggio al Milan non glielo potrò mai dimenticare fino in fondo. Potrò accettarlo, potrò cercare di metterci delle cose sopra per nasconderlo, ma dimenticarlo no. Pure Bonucci oggi di questi quattro è l'unico che mi sta dando la sensazione di chioccia, di voler difendere la squadra, proteggere. Gli altri invece, Cuadrado, non so, magari ha avuto qualche problema quest'estate davvero a livello di contratto, quindi non è nemmeno convinto di questa stagione alla Juventus, non è contento, non lo so. Di Maria e Pogba oggi non li vedo ancora pronti per prendere per mano questa Juve e portarla dall'altra parte. E quindi niente. E quindi bisogna cercare di capire se parte dirigenziale si riuscirà a ricucire il rapporto. Parte gestionale, quindi allenatore, si riuscirà a ricucire il rapporto, parte giocatori, quindi parte gruppo squadra, si riuscirà a rimettere le priorità e soprattutto la Juventus al centro della discussione e al primo posto a livello di focus. Poi il mondiale c'è, ci sarà, c'è per tutti, però prima c'è la Juventus, e la Juventus queste figure di puntini puntini non sono permesse, non sono accettate. E soprattutto ne sono già state fatte troppe, quindi una certa anche basta. E quindi sì, Juventus-Bologna deve essere la partita della ripartenza, non della ripartenza di contropiede, la ripartenza di un gruppo, di una voglia di ritrovarsi, di riunirsi, ma per tutti. Un passo indietro per tutti, da Massimiliano Allegri a Cuadrado, a Pogba, a Di Maria, passo indietro e un passo avanti verso l'umiltà. Perché quando si vince si può parlare, si può scherzare, si può dire, si può. Quando si perde bisogna davvero lavorare e stare zitti. E questa cosa è stata detta tante volte, ma fino adesso mi è parso vedere tutto il contrario.
Dai, forza Juve. Bisogna ripartire da Juventus Bologna.